Il senso profondo di questo mio lavoro è quello di un uomo di sinistra che a un certo punto ha sentito il bisogno, l'esigenza, la necessità, personale, prima ancora che culturale e politica, di rileggere una pagina drammatica della storia italiana dei nostri anni, che poi, in qualche modo ha determinato, secondo me negativamente, quello che è seguito. Sarebbe stato più giusto, più bello affrontare quella pagina in modo diverso e soltanto facendo i conti a fondo con quella pagina, questo paese, questa sinistra forse potrà di nuovo tornare a camminare guardando avanti e non più indietro come stiamo facendo. Prima di dare la parola agli intervenuti, volevo che Roberto Pensa, che è l'attore che ha interpretato Craxi nello spettacolo che ha debuttato nel 2008, e ci leggesse alcuni passi del testo. E Roberto è anche il protagonista dell'audiodramma che stiamo preparando in questi giorni, la versione audiodramma del testo che verrà, diciamo, non so, pubblicato, non so come dire, nei prossimi mesi, credo a giugno, e quindi avrei piacere di ascoltare, tutti avremo piacere di ascoltare un piccolo passo. Un piccolo passo. Sì, ho sbagliato. Lo ammetto subito. Ho sbagliato anch'io, come facciamo tutti. Niente santini. In quasi 50 anni di vita politica, tante cose ho da rimproverarmi e tante cose mi rimprovero. I finanziamenti illegali, certo, anche da parte mia ci fu un eccesso di disinvoltura nel reperimento e nella gestione del denaro. Ma è pur vero che la politica aveva costi esorbitanti. C'erano i funzionari di partito, gli uffici, le segretarie, i giornali. C'erano le sempre più costose campagne elettorali. C'erano i congressi, i convegni, le manifestazioni. C'era tanta gente bisognosa d'aiuto. Tanti soggetti politici, italiani e non, da sostenere anche finanziariamente. Ma va detto che altri partiti di finanziamenti ne ricevevano più di noi, anche dall'estero, anche da potenze militari al nostro paese ostili. Nessuno ignorava la provenienza del denaro necessario alla politica. Sapevamo che a procacciarlo erano anche affaristi e filibustieri. Ma la battaglia politica infuriava e andava combattuta colpo per colpo, giorno per giorno. Non c'era tempo per controllare. I soldi servivano e ne servivano tanti. Del resto, mi assunsi le mie responsabilità già in quei famigerati discorsi al Parlamento. Lo dissi. O si risolve il problema politicamente, visto che tutti siamo corresponsabili del malcostume, o si apre la porta alla furbizia, ai riti e alla decimazione. Da tempo immemorabile la politica si finanziava irregolarmente. Quel sistema non l'avevo certo inventato io. Da 50 anni tutti fingevano di non sapere. E come simbolo dell'immoralità venni scelto io che proponevo di parlare il linguaggio della verità. Bel paese il nostro. E lasciamo da canto l'accusa di aver condotto una vita da nababbo. Mi dovreste credere sulla parola. E la mia parola oggi non gode di molto credito. Va poi aggiunto ad onore del vero che la maggior parte degli imprenditori le tangenti non le pagava sotto ricatto. Gli imprenditori finanziavano la politica perché la politica aiutasse l'economia. Certo, si trattava di un sistema ingiusto che metteva fuori gioco chi i finanziamenti voleva non darli, ma era un sistema del quale beneficiavano in tanti e di cavalieri senza macchia in giro
se ne vedevano pochi. Ebbene, quanto paventavo in quei discorsi al Parlamento si è puntualmente avverato. Taluni politici hanno subito l'onta del linciaggio, altri l'hanno fatta franca. Alcuni partiti sono stati distrutti, altri graziati o addirittura premiati. Io proponevo di cambiare la classe dirigente in modo non traumatico. Si volle invece a tutti i costi creare il vuoto politico, esponendo la democrazia al vento del pericolo. Perché? A quali interessi serviva? E chi ne ha tratto vantaggio? Grazie Roberto, adesso Lorenzo Mercante, che è l'attore che interpreta il ruolo del narratore nelle prossime repliche dello spettacolo, che va a sostituire Emanuele Carboni, che non potrà più seguirci, insomma, ci leggerà un pezzo della postfazione al testo che ho scritto io, insomma, per cui spiego il senso dello spettacolo. Desta inquietudine il ricordo di quegli anni. Nel 1992 e nel 1993 il paese fu attraversato da un'ondata di ferocia collettiva. Noi italiani ci convincemmo che la classe politica di governo fosse un'accolita di corrotti e avvertimmo imperiosa l'esigenza di sbarazzarcene. Decine di procure si misero a indagare contemporaneamente. Centinaia di persone furono incarcerate. Condanne venivano decretate sui giornali, sugli autobus, nei bar. Pazienza se qualche innocente fosse finito nel mucchio. Le rivoluzioni hanno il loro prezzo. Comune ai più era l'impressione di vivere anni rivoluzionari, come se quei politici democraticamente eletti fossero tiranni da abbattere. Le immagini televisive evocavano proprio quelle del 1989, quelle della caduta delle tirannie comuniste, palazzi assediati, slogan violenti, piazze in festa. La figura su cui principalmente si riversò l'odio collettivo fu quella di Bettino Craxi, perché di quella classe politica era il più autorevole rappresentante, perché fu l'unico a contrapporre al nostro furore un tentativo di difesa delle proprie ragioni. Stretta tra l'incisiva azione della magistratura e l'unanime biasimo popolare, la cosiddetta Prima Repubblica crollò rovinosamente. Non si può dire che l'Italia fu con Craxi vergine di servo encomio e di codardo oltraggio. Certo, la scelta di sottrarsi, pur nel clima avvelenato di quegli anni, ai processi e alle condanne giudiziarie resta opinabile. Certo, c'era chi approfittava del finanziamento illecito della politica per arricchirsi personalmente e c'è chi continua a nutrire dubbi sulla condotta di Craxi. Il tempo aiuterà a far chiarezza. Ma quand'anche l'uso privato dei finanziamenti politici fosse un giorno provato incontestabilmente, resterebbe doveroso concedergli un giudizio storico a tutto tondo. Abbiamo tutti diritto a un giudizio equo, a un giudizio giusto. Nessuno può essere ridotto ai suoi errori.